fascia bassa, perché ha comunque un prezzo di 229 euro con caratteristiche tecniche di un medio gamma, quindi comunque un dispositivo che sicuramente risulterà molto interessante. Iniziamo subito con l'estetica, diciamo il design è un pochino tipico, diciamo, degli ultimi Huawei, in quanto comunque Honor è una succursale di Huawei. La novità è che rispetto alla versione precedente abbiamo una scocca completamente in metallo, in alluminio, il dispositivo è molto leggero, compatto, non ha la batteria rimovibile, abbiamo nel retro il sensore per le impronte, fotocamera da 13 megapixel con flash, nella parte in alto abbiamo il jack degli auricolari con il secondo microfono, in basso abbiamo questa serie di fuori che non è il doppio speaker, ma abbiamo da una parte lo speaker e dall'altra il microfono. Micro USB con due vitine per lo smontaggio. Nella parte frontale un display 5 pollici e mezzo full HD, un display che così a prima vista, nonostante ci siano un po' le luci pessime, devo dire che è davvero molto vivace, molto brillante. Fotocamera frontale, sensore di prossimità e tutti i vari sensori, i tasti sono on screen nel display. Il dispositivo ha 16 GB di memoria che sono espandibili attraverso la micro SD, è dual SIM, supporta micro SIM e nano SIM. Caratteristiche tecniche, come ho detto, diciamo abbastanza importanti, quanto abbiamo uno Snapdragon 616 come processore, 2 GB di memoria RAM e 16 GB di memoria interna, come ho già detto, espandibile. Il dispositivo pesa 158 grammi, è lungo 151,3 mm, largo 76,3 ed ha uno spessore di 8,15 mm. Batteria da 3000 mAh, quindi dovrebbe garantire almeno una giornata di utilizzo. L'interfaccia è basata su Android 5.1.1, è l'interfaccia che abbiamo imparato ormai a conoscere sui dispositivi Huawei. Non ha il drawer delle applicazioni, sono tutte le applicazioni nella home. Adesso andiamo a vedere un pochino se ci assiste il wifi, come funziona il browser. Proviamo ad aprire. Siamo collegati al wifi dove sono collegate circa 300 persone, quindi non so se funzionerà, infatti non penso che funzioni, attenzione, forse funziona. Nel frattempo chiaramente non manca il GPS, sarà disponibile in tre colori, grigio, oro e silver. Vediamo anche una carica fino a quella manovella, ok. Chiaramente ha aperto la versione mobile, comunque prima quando funzionava il wifi l'ho provato e devo dire che il browser si è comportato davvero molto bene. Il display ve l'ho già detto, sì, se no ve lo ridico, 5,5 pollici di diagonale full HD. Vediamo adesso la velocità del sensore per le impronte, basta a display spento, basta appoggiare il nostro dito nel retro per bloccare il dispositivo. È poi possibile anche associare delle applicazioni per ogni dito, ad esempio se ha questo dito, scusate, a questo dito vogliamo associare un tipo Gmail, noi basterà sbloccare il sensore con questo dito per lanciare Gmail. È anche possibile abbassare la tendina facendo uno swipe dietro il sensore, vedete, voilà, è una funzione molto comoda che comunque è già presente anche su, l'avevo già visto, su altri dispositivi. L'interfaccia della fotocamera che vedete scorre in questa modalità molto iPhone, abbiamo la possibilità di effettuare dei time lapse e anche la possibilità di scattare delle foto ai cibo grazie alla modalità cibo buono, tradotta veramente male. Qua abbiamo la possibilità di applicare degli effetti in tempo reale, la fotocamera vi ricordo che è da 13 megapixel. Arriva in Italia adesso, è disponibile sul sito wmall.eu al prezzo di 229 euro e niente, questo è un dispositivo che spero di provarlo poi con calma prossimamente per darvi una recensione magari più approfondita. Un saluto da Diego, da Monaco, da Pietro che mi ha fatto il cameraman e saluta. Ciao! Ciao!